Da tanti anni sono anche socio dell'Agricola Punica. La mia famiglia produce da tanti anni a San Guido in Sassicaia e poi Guido Alberto e le Difese, dove io ho avuto la fortuna di lavorare, dove sono cresciuto e ho avuto la fortuna di lavorare tanti anni. E adesso mi occupo principalmente del nostro progetto in Sardegna, Agripunica, che tanti di voi già conoscono, e poi da tantissimi anni anche della tenuta di Salviano, che sono i primi due vini che degustiamo oggi, che sono in anteprima, perché è la prima volta che arrivano in Brasile, l'ho portato io nella valigia, Ravin ha appena fatto un primo ordine. Sono dei vini che sono prodotti in Umbria, sempre appartenenti alla famiglia Incisa, la proprietà è metà Incisa della Rocchetta, metà Corsini. Corsini è una vecchissima famiglia di Firenze che ha una delle più grandi raccolte private di arte, Palazzo Principe Corsini. Sì. E questa è un'azienda storica dell'Orvieto che fino al 95-96 ha venduto quasi tutte le sue uve a Altinori e Frescobaldi, che sono i due grandi produttori di Orvieto, e dal 95-96 lo stesso team ha iniziato a lavorare lì, quindi prima c'era Takis con me e con appunto Sassicaia che si occupava della produzione e della commercializzazione, e purtroppo il dottor Takis non lavora più e quindi adesso abbiamo anche lì un suo discepolo, uno che ha lavorato per lui, con lui tanti anni, che si chiama Luca Marone. Sono due vini semplici, sono due vini, uno appunto l'Orvieto classico superiore a base di Trebbiano e Malvasia e Grechetto, che sono i tre vitigni principali dell'Orvieto, però qui viene usato un po' di Chardonnay e un po' di Sauvignon per dargli l'Orvieto è molto buono, però spesso il Trebbiano gli dà quel sentore di amaro un po', di sapore di nocciola troppo evidente, e il Sauvignon e il Chardonnay, l'idea è quella di fare un vino un po' più internazionale, un po' più rotondo, un po' più fruttato. E invece con il vino rosso, il Turlò, che è un nome di fantasia, è un vino diciamo da tutti i giorni, un vino che non fa nessun invecchiamento in legno, quindi è un blend a parti più o meno uguali di Cabernet e di Cabernet Sauvignon e Sangiovese, che viene invecchiato che va in maturazione in vasche di cemento. Viene una piccola parte di barrique, 10% per qualche mese, e poi viene imbottigliato così. L'idea è di fare un vino da tutti i giorni, non vino, noi lo vendiamo con il gruppo Sassicaia in tanti paesi e abbiamo avuto molto successo, perché è un vino che si beve bene e che riesce ad arrivare a un prezzo molto competitivo. Adesso qui c'è sempre il problema delle tasse, però anche qui riusciamo a avere un prezzo molto più abbordabile. Ecco, diciamo, questi sono i primi due vini. Poi assaggeremo i vini dell'Agricola Punica. L'Agricola Punica, magari faccio un piccolo riassunto, è una idea che nasce negli anni 90. Io ho avuto la fortuna di lavorare a Sassicaia e prima ancora a Montalcino con Takis per quasi 20 anni. Takis è sempre stato innamorato della Sardegna, ha sempre pensato che la Sardegna dopo Bolgheri fosse veramente la nuova frontiera del vino italiano, perché negli anni 90 tutti parlavano ovviamente della Toscana del Piemonte, ma c'era la Sicilia che stava iniziando, ma non si pensava che la Sardegna potesse avere questo potenziale, e Takis aveva sempre creduto nella Sardegna, perché lui aveva lavorato in Sardegna negli anni 70 con Santadi, con Argiolas, che sono due produttori abbastanza famosi. E quindi a fine degli anni 90 abbiamo avuto la possibilità di mettere insieme le due anime, le due aziende più importanti per il dottor Takis, Sassicaia e Santadi, e con una mia partecipazione, e quindi abbiamo creato questa società e abbiamo acquistato del terreno, perché tutti questi vini
comunque sono fatti da nostre produzioni, cioè noi non compriamo uva o vino, ma compriamo il terreno per piantare quello che pensiamo sia più idoneo in quella parte del mondo. E diciamo che la Sardegna del Sud è molto simile a Bolgheri, perché è una zona di frontiera, è una zona che inizia come Bolgheri e Corsa Sicaria 50 anni fa, è una zona dove siamo noi sul mare, quindi ha una grossa influenza del clima mediterraneo. Per noi è molto importante, perché noi sappiamo fare i vini, vogliamo fare dei vini che non siano troppo concentrati, che non siano troppo alcolici. Questo adesso è possibile solo in zone molto temperate, in zone dove l'importanza del mare fa sì che sia un clima molto più fresco. Bolgheri è molto più fresco di Montalcino, molto più fresco del Chianti, e la Sardegna, diciamo, costiera ci permette di fare questi vini molto bilanciati. I vini di Punica sono a base di Carignano, perché l'idea è di Carignano, che è sempre stato prodotto in Sardegna, da affiancare con vitigni internazionali, quindi vitigni predominantemente francesi, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, e avere questi blend a maggioranza del Carignano con un po' di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Perché Carignano? Perché Carignano dà una tipicità molto unica, da questo sentore di balsamico, di spezie, di menta, che è molto unico. Solo il Carignano in quella zona della Sardegna riesce a produrre questa tipologia. Noi abbiamo, negli anni inizi degli anni 90, abbiamo piantato del Carignano a Bolgheri, perché dovevamo fare una joint venture con Lafite, quando Lafite aveva fatto tutte le grandi joint venture, dallo Svascos a altre aziende in Portogallo, in Spagna, e quando abbiamo provato a piantare Carignano a Bolgheri non maturava abbastanza, quindi vuol dire che ha bisogno del caldo, della luce, perché quello che veramente è diverso in Sardegna è la luce, l'intensità della luce, il numero di ore di sole fanno sì che il Carignano riesca a maturare completamente, riesca a avere questo tannino molto morbido. Non è un Carignano come il sud della Francia, dove c'è molta produzione, sono dei vini molto rustici, molto diluiti, anche acidi. La morbidezza, che è quella cosa più importante, anche se sono vini che comunque hanno una certa acidità, perché per noi è molto importante l'acidità nel vino, non è solo essere morbidi, essere piacevoli, ma l'acidità fa sì che il vino possa invecchiare nel tempo e possa migliorare. Quindi diciamo che queste sono le idee che ci hanno affascinato del Carignano, il suo carattere, la sua tipicità, il riflettere una zona di produzione. A giorno d'oggi si dice tante volte, no? Si producono i vini per il palato americano, per il palato brasiliano. Invece noi abbiamo sempre visto all'opposto, noi produciamo vini perché in quella zona dove siamo ci danno quella tipologia di vini. Non produciamo dei vini per far sì che il consumatore sia contento e compri quella tipologia di vini. E quindi ci abbiamo pensato 15 anni fa, alla Sardegna siamo molto contenti, sono dei vini che hanno bisogno di gente come sommelier, come qua, come voi che scrivete per farlo conoscere, però sono vini che poi quando la gente li conosce capisce la differenza, capisce la tipicità, e abbiamo degli ottimi riscontri quando li facciamo assaggiare. Oggi abbiamo, penso, due tipologie abbiamo le due tipologie, Montesso e Barrua, in diverse annate, mi sembra 2008-2009 per Montesso e tre annate di Barrua. Sì.